Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Eva Grimaldi dal 2010 è legata sentimentalmente all'attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019. Quella tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è una delle storie d'amore più belle del mondo dello spettacolo italiano. Una storia fatta anche di coraggio, visto il bigottismo imperante. E il regalo di San Valentino fatto da Eva a Imma è qualcosa che ognuno di noi vorrebbe ricevere dal proprio partner. Sono stati insieme tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Erano una delle coppie più glamour di quel periodo. Parliamo di Gabriel Garco ed Eva Grimaldi. Come sapete, entrambi hanno fatto coming out. Gabriel Garco ha dichiarato la propria omosessualità. Sex symbol che si è specializzato come attore di telenovele fiction patinate, tra cui, la più famosa, L'onore e il rispetto. Più grande di lui di oltre 10 anni, Eva Grimaldi ha oggi 61 anni. Nome d'arte di Milva Perinoni, ha recitato in moltissimi film. Commedie soprattutto, ma anche qualche pellicola a sfondo erotico. Oltre che con Garco, Eva Grimaldi ha avuto storie sentimentali con l'allora potentissimo agente dei VIP, Lele Mora, ma anche con il critico d'arte e intellettuale, Vittorio Sgarbi. Eva Grimaldi ha da tempo annunciato di essere lesbica. Dal 2010 è legata sentimentalmente ad Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente nel 2019 in una cerimonia speciale, celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili. Un modo per gridare al mondo quanto forte fosse il loro amore. Due anime che si sono trovate per non lasciarsi più. Il regalo di San Valentino di Eva Grimaldi a Imma Battaglia. Le due sono innamoratissime, stanno insieme ormai da 10 anni. E, allora, ecco la voglia di maternità che avanza. Del resto, si sa, un figlio è qualcosa che riesce a suggellare l'amore. Non che Eva e Imma abbiano bisogno di qualcosa che rafforzi il loro rapporto, anzi, è ben evidente che sprizzano amore da tutti i pori e basta vedere come si guardano. E, allora, è davvero commovente il regalo che Eva Grimaldi ha fatto alla sua Imma. Sì, questa volta regalo senza virgolette. Perché non serve donare qualcosa di materiale per poter far felice chi ci sta accanto, chi amiamo. E così, allora, Eva ha dedicato un bellissimo e sentito post sui social alla sua Imma. Con te ogni giorno è San Valentino, ti amo, ha scritto Eva, pubblicando un reel sulle note di Mina, amore unico amore. E così, vediamo una sequenza di foto che ritraggono le due, nel giorno del matrimonio, ma anche in scene di vita vera, quali attimi in casa o vacanze in luoghi esotici. Davvero da far sciogliere il cuore? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.